Benvenuti! Finalmente vi parlo di Apple Watch. Quale scegliere? Ha più senso l'SE, il 6, ha senso un modello vecchio? Cosa è cambiato? Che ne penso? Insomma, vi racconterò tutto all'interno di questo video. So fresh, so new. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Benvenuti! Oggi è il grande giorno, il giorno dell'evento Apple. Bene, alcuni di voi già lo sapranno se mi seguite su Instagram, ma ho seguito l'evento in diretta su RDS Next con altri personaggi. Ora vi racconto tutto quanto e poi vi racconto anche perché su RDS. Dirigiamoci in radio perché si fa tardi. Veramente le scale sono 26.000 piani. Sì che in discesa si possono fare, ma sono estremamente in ritardo. Sono arrivato adesso in radio. Lasciate che vi spieghi anche un secondo tutto il progetto radio. Ogni giovedì dalle 19 alle 20 mi trovate in diretta su RDS Next, sull'app, oppure sul canale YouTube di RDS Next, vi lascio comunque il link in descrizione. Ed è una sorta di podcast basato sulla tecnologia, anche se effettivamente è una trasmissione radio, ma c'è tutta anche la parte fuori onda che potete seguire appunto da YouTube, mentre dall'app c'è tutta la parte anche con la musica, più radio classica. Potete scegliere voi e ogni giovedì mi trovate in diretta insieme al buon Davide Semiglia, che è l'host effettivo del programma, per parlare di tecnologia, di novità, di anche di videogame. Insomma, se vi interessa, questo è il motivo per cui sono qua oggi a RDS e oggi sono qua in più, in edizione speciale, per raccontare l'evento Apple. Alcuni di voi l'avranno già seguito, se mi seguite su Instagram ho annunciato la cosa. Qui è Davide, host del programma, è una statua in realtà, poi c'è Emanuele e poi Simone. Sono il cartonato di Davide. Sì, il cartonato. Oggi insieme perché? Perché c'è un evento molto importante che io lascerei annunciare a te direttamente da Cupertino, negli studi di via Melchiorre Gioia 65A. Presenteremo l'evento Apple di settembre. Che tra l'altro sta iniziando quindi, in questo momento. Wow. Allora, noi lo seguiremo, faremo anche vedere un po' di cose. Comunque si sta cominciando a raccontare un po' di cose. Io minuscolo. Ah, ecco, eccolo, sta andando. Bombato, c'è un nuovo colore, direi. Wow. Che magia. Anche blu. Con questa corda. Sì, magari il nuovo iPhone avrà del blu e il nuovo MacBook. Speriamo di no. MacBook non penso, di solito non li fanno così colorati. Sì, io avevo sentito del nuovo iPhone che poteva essere. Perché l'anno scorso hanno fatto questo verdino. Ah, verde notte. Verde notte. E sembra che quest'anno ci sarà un blu notte. Bellissimo. Verde notte comunque è stato uno dei colori più belli di iPhone di sempre. Amici, interrompo un attimo per parlarvi dello sponsor di questo video, che è Leti Shops. È semplicemente un servizio di cashback che ti permette di risparmiare sui tuoi acquisti online. Attraverso l'app o l'estensione per il browser ti permette di ricevere indietro una parte dei soldi che spendi sui siti online. È un servizio totalmente gratuito e funziona con tantissimi siti, è super semplice. Una volta che fai un acquisto avrai la parte di cashback, quindi soldi che ti tornano indietro, nella sezione del saldo sul tuo account. E poi potrai spostare i soldi sul tuo PayPal o dove vuoi, insomma, in modo da utilizzarli. È molto semplice, potete o scaricare l'app o aprire l'estensione per il browser, iscrivervi gratuitamente. Per la prima settimana dopo l'iscrizione avrete anche un extra cashback, quindi più soldi. E oltretutto l'estensione per il browser ha più funzioni. Innanzitutto ti segna e diventa verde quando dal sito puoi avere indietro un cashback e quindi ti avvisa quali siti sono validi e quali no. Ma soprattutto ti permette di tenere traccia dei prezzi e dell'andamento online appunto del prodotto che stai seguendo e che ti interessa su quei determinati siti, in modo da valutare qual è il momento migliore per acquistarlo. La stessa cosa si può fare ovviamente anche con l'app. Come vedete sull'app sono presenti diversi brand tra cui scegliere, c'è da Unieuro, AliExpress, Booking, insomma il cashback è presente su tantissimi siti diversi. Potete anche cercarli per categoria. Insomma, se vi interessa vi lascio in descrizione tutte le informazioni con i link per andare sul sito o scaricarvi direttamente l'app. A te, grazie a te. Grazie a voi, ragazzi. Rinnoviamo sicuramente l'appuntamento, ce lo studiamo adesso perché è una squadra che mi piace, non troppo però, nel senso a piccole dosi. Apple Watch Serie 6, ultima uscita di casa Apple. Quest'anno ho deciso di fare un upgrade. Fino a pochi giorni fa usavo l'Apple Watch Serie 4, che è stato il mio fedele Apple Watch per un sacco di tempo e il mio primo Apple Watch tra l'altro, ma quest'anno appunto ho deciso di fare un upgrade, in particolare con questo che ho al polso proprio ora. Ma partiamo dall'unboxing così vediamo cosa c'è nella scatola, come è cambiato il packaging, perché in alcuni dettagli è effettivamente cambiato.
Vedete il dettaglio della scritta Watch che è leggermente in rilievo. Guardatela anche internamente quanto è bella, con tutti i cinturini. Io adoro questi dettagli. Qua dentro abbiamo la nostra watch band, che adesso vi faccio vedere, perché in realtà ne ho due. E poi la nostra scatola effettiva dell'Apple Watch, che notiamo subito essere molto più sottile, perché da quest'anno non sarà più inserita in convenzione la presa muro. Non sarà più inserito nelle scatole, probabilmente neanche di iPhone, visto che hanno deciso di non metterlo in Apple Watch, semplicemente per una questione di impatto ambientale. Li abbiamo tutti questi caricatori in casa, io ne ho veramente a quintali, e ogni volta averne uno nuovo, giuro che li lascio nelle scatole. Poi abbiamo ovviamente il cavo di ricarica, questo sì che c'è nella confezione, ovviamente, perché questo è necessario per caricare il vostro dispositivo. Il nostro Apple Watch 44 mm, stainless steel, quindi in acciaio. Lo togliamo dalla nostra, anche la pellicolina. E voilà. Wow, è veramente bello. E apriamo i cinturini che ho scelto, ovvero il loop in maglia milanese magnetico. Io adoro le cose magnetiche. Anche qua apriamo con apertura facilitata. E poi Apple Watch. C'è scritto come installarlo. Cinturino. Sono veramente curioso di sapere se mi strapperà i peli. Questa è la mia paura più grande. Si è fatto bene? In teoria no. E abbiamo anche un secondo cinturino. Questo è sempre a maglia ma in pelle. E anche di questo sono molto curioso, perché di nuovo ha l'apertura magnetica. E questi con l'apertura strap sono i più comodi, perché mi ha veramente svoltato la vita. In questo modo posso regolare come voglio il cinturino sempre e non avere mai problemi di... è troppo stretto, è troppo largo, posso regolarlo sempre alla perfezione e lo tengo sempre l'Apple Watch, mentre prima altri orologi non li tenevo sempre perché con le regolazioni tipo a cintura, no, con i buchi, l'ho sempre trovato un pochino più scomodo. Invece così è una figata. Comunque apriamo anche questo cinturino, stesso packaging, con i due lati, uno e due. Ovviamente questo blu è l'esterno. Figata, sono gasatissimo. Ma se io lo uso al contrario? Mi piace un sacco questo color pelle. Questo è tutto per quanto riguarda l'unboxing. Ah, facciamo la prova del 9 per capire se mi pizzica. Sembra proprio di no. Beh, direi ottimo. Cos'è cambiato rispetto ai modelli precedenti? Poi parleremo anche di Apple Watch SE. Innanzitutto nella serie 6 c'è la possibilità di fare la verifica dell'ossigeno nel sangue. È un indicatore basilare del benessere generale delle persone. Dovrebbe aggirarsi intorno ai 95-99, ma anche se un po' più basso, insomma. Detto questo, non è un dispositivo medico l'Apple Watch, ma è una funzione dedicata al fitness. Questo Apple ci tiene a precisarlo anche dal sito e dalle informazioni che abbiamo. Però lui, insieme alla possibilità di fare elettrocardiogramma, di valutare il benessere generale della persona, è ecco un indicatore in più che ti permette di fare attenzione a quello che sta succedendo. Durante la presentazione hanno fatto vedere come l'Apple Watch abbia effettivamente salvato la vita di persone, notando un battito cardiaco irregolare, quindi avvisando la persona che si è recata magari in ospedale ed è stata salvata in tempo, mentre non avesse avuto l'avviso non se ne sarebbe accorta e magari avrebbe fatto purtroppo una brutta fine. Quindi è uno strumento che può tornare veramente utile, e tutte queste funzioni vanno a dare una mano a gestire tutto l'insieme delle app per quanto riguarda la salute dell'Apple Watch, che è una parte veramente fondamentale e che trovo veramente utile e affascinante. Il nuovo chip S6 è del 20% più veloce e più performante, per cui permette di gestire tutto quello che c'era da gestire già prima in maniera più veloce. Altra cosa molto interessante, la ricarica completa può essere effettuata in solo 90 minuti, il che è davvero ottimo, soprattutto se vogliamo usarlo anche la notte, perché ha la possibilità di monitorare il sonno, il che è fantastico, ma ovviamente significa tenerlo anche tutta la notte. Quindi quando lo ricarichi, ecco, se trovi il modo di ricaricarlo comunque durante la tua giornata, in soli 90 minuti è al 100%, senza nessun caricatore particolare o adattatore a muro particolare, ma con il normalissimo caricatore di Apple Watch che abbiamo visto finora. Altra cosa molto interessante è l'altimetro integrato, che è un vero e proprio altimetro e che quindi ti indica l'altezza a cui sei effettivamente. Se vai in montagna puoi calcolare esattamente quanto sei in alto, senza contare poi la già presente nel
del modello 5, bussola, tutto quello che riguarda l'orientamento. Però è una funzione veramente comodissima e che mi affascina assai. Quest'estate sono andato con un amico in montagna e ci dicevamo proprio quanto sarebbe figo se Apple Watch avesse anche l'altimetro preciso, in modo da sapere esattamente sempre a che altitudine sei, perché ci sono sì i cartelli, però magari non sempre, quindi per avere sempre una panoramica della cosa è fantastico. E ora c'è! Oltretutto il display Retina è 2,5 volte più luminoso rispetto alla serie 5, anche quando è disattivato, perché lui resta sempre attivo, quindi puoi sempre vedere l'ora perché il display è always on. Questa è la versione cellular, purtroppo in Italia è disponibile solo con Vodafone, quindi dovrò cambiare operatore perché io in questo momento ho TIM, però voglio attivarla perché per andare a correre ad esempio la trovo comodissima. Parlando di roba meno tecnica e più legata al design, che sapete mi affascina veramente tantissimo, hanno introdotto dei nuovi cinturini di diverso tipo, in particolare questi in pelle magnetici che trovo fantastici, li amo, sono innamorato, perché appunto sono regolabili un po' come vuoi, io adoro questa cosa. E anche i solo loop, che sono questi cinturini che non hanno effettivamente un'apertura, per cui li strecci e li metti sul polso e loro stanno lì e non si può aprire. Puoi evitare di perderlo in acqua ad esempio, quindi ci sono alcune situazioni in cui può tornare veramente utile. Per sapere qual è la vostra misura vi basta andare o in un Apple Store dove potete provarli, oppure semplicemente scaricando l'apposito form online, inserendo una carta di credito per controllare che l'abbiate stampato nella giusta dimensione e poi verificare qual è la vostra taglia di polso. Io purtroppo non ne ho ancora provate, ma seguitemi su Instagram a @chiocciolaframonesta perché ne proverò di sicuro a un certo punto e vi dirò cosa ne penso. Mi sembra bella morbida, bella elastica, nonostante non si possa regolare, cosa che io patisco un po' perché mi piace proprio tanto regolarlo, perché durante la giornata magari ci sono dei momenti dove mi sta più stretto, più largo in base al caldo eccetera, e quindi non so, però mi sembra anche bello morbido perché comunque è realizzato in silicone liquido, per cui vediamo, vi farò sapere, seguitemi su Instagram a @chiocciolaframonesta. Oltre ai cinturini, un'altra parte importantissima sono le watch face, e anche qua ci sono state diverse nuove introduzioni. La mia preferita è la watch face tipografica, dove abbiamo questi grossi numeroni che potete personalizzare con colori e stili tipografici, e la amo, è assolutamente la mia preferita. Poi c'è anche quest'altra watch face a righe che potete regolare di nuovo come volete, super personalizzabile, quindi in base a come siete vestiti ad esempio, al cinturino che avete, potete regolarla. Queste altre watch face realizzate da un artista in collaborazione con Apple, con questo viso che cambia ogni volta che alzi l'Apple Watch, più altre. Oltretutto poi sono sempre personalizzabili con le diverse applicazioni, dalla bussola all'altimetro all'attività, quello che preferite insomma. E per quanto riguarda i colori sono stati introdotti anche dei nuovi colori. Io in questo caso ho la versione in acciaio color grafite, che è stupenda, secondo me è veramente bellissima, ma abbiamo anche la nuova versione oro rosa e poi le due principali che sono blu e rossa. Ora personalmente preferisco una roba più neutra e cambiare i colori dei cinturini, perché sia blu che rosso sono due colori abbastanza forti, cioè non è un verde notte come quello dell'anno scorso su iPhone, sono molto intensi, e quindi non so se vorrei, anzi sono sicuro che non vorrei, dopo un po' mi stuferei, per quanto rosso sia carino, blu non mi fa impazzire, però non so, non mi convincono tantissimo, proprio perché sono molto forti, però sono curioso di sapere come venderanno e di vedere in giro quante persone effettivamente decideranno di acquistarli. Di solito queste cose attirano molto. Infine, per quanto riguarda Apple Watch SE, è fondamentalmente un Apple Watch serie 4, perché sarebbe l'upgrade dell'Apple Watch serie 3, ma non è un Apple Watch serie 5, e quindi stiamo lì in mezzo, perché non ha l'always on display, anche se ha il chip del serie 5, quindi ha l'S5, per cui il livello di potenza è ottimo. Non ha la misurazione dell'ossigeno nel sangue, non ha l'altimetro, ma può misurare il sonno durante la notte. Insomma, secondo me per quello che vi dà, a 309 euro è un ottimo prezzo e secondo me per molte persone potrebbe essere la scelta vincente questo Apple Watch SE. Anche perché poi a livello di design, voglio dire, siamo lì, e quindi se non vi interessano questi piccoli dettagli, e vi assicuro che comunque potete farne a meno, soprattutto se non li avete mai provati, certo che andare indietro da questo a un SE magari vi resta un po' lì, però ecco, secondo me andate super tranquilli sull'SE, è un ottimo prodotto, non ha senso prendere design vecchi come la serie 3 e secondo me non ha neanche senso stare su serie 4. È un'ottima scelta, ha un ottimo prezzo e per molte persone secondo me sarà la scelta vincente, soprattutto per chi si vuole avvicinare al mondo di Apple Watch. Questo è quanto, sono molto gasato per quanto riguarda il mio nuovo Apple Watch. Fatemi sapere se avete intenzione di acquistarlo, se già ne avete uno e lo terrete ancora per un po'. E insomma, in generale, chiacchieriamo di Apple Watch qua sotto nei commenti. Noi ci rivediamo molto presto con un nuovo video, sempre qua su FM Tube.